Porto qui in questo museo delle opere fatte col denim, no? In un luogo che è pieno di storie, di arte classica, è molto suggestivo per me e è un sogno, tra l'altro, mettere a confronto queste opere frutto del tempo odierno, frutto della contemporaneità, della cultura pop, metterle a confronto con una storia infinita. E per me il denim, il jeans, non è soltanto un materiale, è soprattutto una filosofia, un simbolo dei nostri tempi, è un materiale che comporta in se stesso delle lotte per diritti civili, ha una storia personale enorme e quindi metterla a confronto, questa storia personale del materiale, con un luogo così storico, è già di per sé un miracolo. Ci troviamo all'interno della sala che si occupa della fine della dinastia Medicea, all'interno della Rotonda Brunelleschi, dove il museo è ospitato ormai da qualche mese. Si tratta di un luogo monumentale della Firenze del 400, uno dei luoghi più simbolo della nuova architettura brunelleschiana, una struttura avveniristica che non fu completata e che trovò poi l'interesse di tanti altri personaggi della famiglia Medici, da Cosimo Vecchio, Lorenzo il Magnifico, fino a Cosimo I. È qualcosa che ha un forte rimando con la ritrattistica encomiastica e anche quella Medice, evidentemente. Il ritratto da parata, il busto celebrativo, i materiali però non sono più quelli aulici del marmo e del bronzo, adesso c'è un tessuto profondamente democratico che è il jeans. Ho deciso di inserire le opere di Afran per un naturale sviluppo stilistico del passato. Ora, l'arte contemporanea, sappiamo, è un'arte che si occupa dell'intelletto, della filosofia, dell'animo umano più profondo, ma allo stesso tempo è corretto, soprattutto in questi luoghi, dare la possibilità all'arte contemporanea di spiegare come riesce a rendere attuale i canoni estetici del passato. L'opera alle mie spalle è un imperatore, no? Il semplice fatto di realizzare una figura così importante, un imperatore, potere, forza, è un messaggio di resilienza, di positività, diciamo così, perché parto da un materiale veramente umile. Il jeans sappiamo tutti come nasce, da luoghi di lavoro, poi più avanti con la modernità entra nelle più alte passerelle, però la sua origine è umile e quindi trasformare questo materiale in un imperatore
è un messaggio di molta positività, che qualsiasi cosa si possa dire sulla contemporaneità, abbiamo gli strumenti migliori per poter raggiungere delle vette inimmaginabili.